Buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale. Ragazzi, stasera video un po' diverso. Stasera facciamo una chiacchiera post Cremonese-Pescara. Non so se sia giusto farlo, però mi sento così perché sto vedendo veramente che Pescara è cambiata. Non so se in bene o in peggio. Però, dopo il pareggio di ieri di Cremona, mi sento di dover dire due parole. Innanzitutto, voglio fare un plauso a quelle 50 persone che ieri sono andate a Cremona a seguire il Pescara. Grandi, meritate un applauso, perché so, ci sono andati anche amici miei, che hanno veramente affrontato una giornata dura, 9 ore di viaggio, se non di più. Purtroppo ci sono stati molti disagi sull'autostrada, code, incidenti, rallentamenti. Purtroppo molti altri tifosi del Pescara, partiti un po' più tardi della prima mattinata, nel pomeriggio hanno dovuto girare e tornare indietro perché ormai era troppo tardi e non si sarebbe arrivati in tempo utile neanche per arrivare a partita in corso. Quindi un plauso a chi è partito ed è dovuto tornare a casa senza poter vedere la partita, un plauso a chi è partito un po' prima e comunque è riuscito ad arrivare per l'inizio della partita oppure a partita in corso. Detto ciò, volevo fare questo video per parlare un po' del Pescara. Io in questi giorni leggo un po' di critiche, leggo gente che arriva da criticare Brugman. A fine calciomercato ho sentito dire qualcuno che diceva: ma mo ci teniamo a sputtanare tranne Brugman. Leggo gente che dopo la partita di ieri continua a criticare. Io non so, Pescara è diventata una città di criticoni, non va bene mai niente, qualsiasi cosa si fa, e questo penso che non sia il giusto modo di cominciare la stagione. Perché? Perché ieri il Pescara ha fatto una partita importante contro una squadra importante, a differenza di qualcuno che dice che la Cremonese lotterà per retrocedere a fine campionato nel Parlema. Segnatevi quello che dico, le cose che dico tenetele scritte e messe da parte, perché poi facciamo la somma dei conti, il totale. Si sono lamentati della prestazione della squadra, dicendo che il Pescara ha giocato bene, che questa squadra non ha né capo né coda, non ha un gioco, che ieri abbiamo fatto veramente pena. Qualcuno personalmente a me mi ha detto che sto in pratica esaltando Pillon. Assolutamente. Reputo Pillon un allenatore intelligente. Sono tantissimi anni che allena. Anche ieri ci ha messo del suo, perché se abbiamo pareggiato la partita con Mancuso è grazie a lui che l'ha fatto entrare Mancuso, perché stava in panchina. Io credo che lui sia un allenatore che oramai il suo mestiere lo sa fare bene, non è stupido, è capace di leggere bene la partita, è capace di motivare bene i giocatori. Non scordiamoci che con lui in panchina, quando il Pescara va in svantaggio, riusciamo il più delle volte a recuperarla questa partita, come è accaduto ieri. Nel secondo tempo abbiamo avuto una bellissima reazione dove abbiamo quasi costretto la Cremonese nella propria metà campo. Abbiamo dominato tra virgolette la partita, perché veramente abbiamo condotto le trame del gioco in pratica, se non per qualche sporadica occasione da parte loro, che è normale in una partita, qualcosa devi concedere se vai in attacco. La squadra mi è piaciuta personalmente. Qualcuno forse crede che in Serie B ci sia calcio champagne quest'anno, ma l'avete vista Verona-Padova? Avete visto Brescia-Perugia?
Avete visto Salernitana-Palermo? Avete visto che ha giocato ieri Venezia contro la Spezia? Ditemi voi se avete visto belle partite, ma forse quella più bella è stata proprio quella finita 0-0 fra Salernitana e Palermo. Ditemi voi se avete visto belle partite, se avete visto un bel calcio. Ditemi voi se vi sembra di vedere calcio champagne, squadre che giocano votate all'attacco. Forse a Pescara c'è qualcuno che ha ancora gli occhi appannati, pensa ancora al calcio di Zeman. Ma scordatevelo, scordatevelo. Cioè, la prima partita ho sentito critiche. Ho sentito critiche. Critiche ai giocatori. Qualcuno che già mi diceva che Memuscià è cotto, è bollito. Memuscià è bollito. Brugman li teniamo a supportare. Koch ne è buono a fare niente. Monachelli non c'è. Mancuso ne è buono. Non è buono come esterno, questo lo penso anch'io, però da qui a pensarlo, a criticarlo, ce ne passa. Ce ne passa. Voglio, vi dovete togliere sto cazzo di vizio di criticare tutto e tutti. Il tifoso non va allo stadio per criticare, non va in giro sui social a scrivere sempre merda, sempre merda, sempre merda. Ragazzi, il Pescara si tifa. Il tifoso deve andare a incitare, a sostenere la squadra, sempre e comunque, per 90 minuti, dal primo all'ultimo, anche quelli di recupero. E poi dopo magari si può fare un fischio. Ma no, ci sta gente che va allo stadio, veramente, va allo stadio per andare a dir male ai giocatori. Guardate che l'anno scorso ho assistito a qualcuno che in curva mi diceva Angulo, oggi il Gnocca Malzotti non sa chi cazzo me ne tinga pià. Cioè, ma vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Ma vi rendete conto a che livelli siamo arrivati? C'è qualcuno che ha da ridire su Pillon? Qualcuno pensa che Pillon non sia bravo? Ma stiamo a pazzi, ah? Cioè, stiamo scherzando o veramente tenete di prosciutto agli occhi? Cioè, è qualcosa di impensabile. Da quando è arrivato sto allenatore abbiamo perso, mi pare, soltanto due partite, o tre, non mi vorrei sbagliare. Non lo so adesso il numero esatto. In campionato, parlo del campionato, non voglio parlare della Coppa Italia dove abbiamo perso con il Chievo, quello non fa testo. Ma tutte le altre abbiamo pareggiato vinte. C'è qualcuno che ha da ridire ancora qualcosa su Pillon? Se non c'era Pillon lo scorso anno noi retrocedavamo a picco, a picco. E non voglio dare neanche la colpa a Epifani, per l'amor di Dio, che è qualcuno che è stato preso e è stato messo lì nel dopo Zeman. Non è colpa di Epifani. Epifani ha dovuto dire per forza di sì e ha dovuto cogliere, cercare di cogliere l'occasione, ma è stato messo in una situazione difficile dove lui non era la persona adatta in quel momento. Ecco, si sarebbe dovuto prendere Pillon nel momento in cui è stato messo da parte Zeman. Allora sì. E forse avremmo visto anche un altro campionato diverso, con quelle 4-5 partite in più giocate da Pillon. Ci saremmo salvati prima, forse. Detto ciò, che vogliamo fare? Vogliamo continuare così? Vogliamo incominciare a dare un sostegno a sti ragazzi? A tifare questi ragazzi, a fargli sentire la nostra vicinanza, oppure vogliamo continuare a fare i criticoni, quelli che gli va buono mai niente. Cioè, sentire che Brugman, veramente, ma mostrando pure Brugman non ci teneva supportando ancora un anno. Cioè, Brugman non era buono, non è buono, però ieri per poco non segnava, un'altra volta ha preso una traversa ieri Brugman, però non è buono Brugman. Memusciai è bollito, però ieri ha corso per 5 giocatori, però è sempre bollito Memusciai. Poi, dai, mo sentiamo pure che Scognamiglia ne è buono, è un limone, vero? Scognamiglia, del grosso fa schifo. Poi, Cocca in un bandone, Monachelli in un cesso, Marras fa cacà, vero? Fate i tifosi, tifate la squadra, tifate questa cazzo di squadra invece di stare sempre a criticare,
criticare, a criticare. Ieri non abbiamo giocato una partita scintillante. Il primo tempo abbiamo fatto schifo, è vero, però c'è da apprezzare anche il fatto che questi ragazzi nel secondo tempo sono entrati in campo e hanno lottato fino al 95esimo. Come quando andiamo allo stadio cantiamo, noi vogliamo gente che lotta. E beh, stanno lottando, questo è il Pescara che vogliamo. Bene, stanno lottando, ci stanno mettendo le palle. Va bene così, come ha detto il mister, noi andiamo su ogni campo per cercare di vincere e sicuramente lotteremo sempre, fino alla fine. Giusto, va benissimo, condivisibile. A me non me ne frega niente delle triangolazioni, delle verticalizzazioni, delle sovrapposizioni, del bel gioco. Non me ne frega niente, io voglio soltanto 11 persone che lottano. 11 persone che quando portano una maglia bianca-azzurra sudano, se ne danno di santa ragione in campo. Va benissimo, ieri Marras ha sbagliato, ma va bene così. Meglio uno che sta incazzato nero in campo e che fa una cosa del genere piuttosto che uno che se ne frega. L'unico errore che posso appuntare ieri è a Perrotta, che non ha steso a Gullu Carretta nel momento in cui è partito, perché se lo stendeva, Perrotta beccava l'ammonizione e il Cremonese non segnava. Era partita, non lo so come sarebbe andata a finire. Però, credetemi, sentire Pillon essere criticato da alcuni, sentire Brugman essere criticato da qualcuno, sentire Memushai che è bollito, è roba assurda. È assurdo! Una partita abbiamo giocato. Una partita, ma vogliamo dare tempo a questa squadra di imparare certi meccanismi che forse Pillon gli sta insegnando quest'anno. Quest'anno siamo ripartiti da zero. Scordate, l'Upescara di Zeman, scordatevelo, non esiste più. Zeman a Pescara, il Pescara di Zeman, le azioni di Zeman, non esiste più. Scordatevi il bel gioco scindillando e sfavillando in velocità, passaggi in verticale di prima. Non esiste, non esiste. La Serie B è un'altra cosa quest'anno. E scordatevi, squadre che vanno e tritano il campionato. Non ci sono. È molto livellata la Serie B quest'anno. Sarà una lotta continua a 19 squadre. Si soffrirà. E vedrete, è ricordato, che la quota promozione si abbasserà di molto. Sarà più bassa. Non ci sarà la squadra che staccherà altri 10 punti. Mi 7, 8, 10 punti lì davanti. Arriveremo tutti quanti insieme e salvarsi sarà molto di più difficile. Quindi, e qui ve lo dico un'altra volta, se vogliamo arrivare all'obiettivo finale, cioè quello almeno di salvarci, perché quest'anno già salvarsi è tanta roba con questo campionato e con queste squadre, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Quando venite allo stadio, applaudite questi giocatori, incitateli, caricateli. Fategli sentire l'affetto, fategli sentire Pescara, quella che è. Sviemici, svegliamoci, non possiamo continuare così, svegliamoci. Dobbiamo andare tutti quanti allo stadio a tifare il Pescara. Basta critiche, basta fischi, i primi passaggi sbagliati, mugugna, i primi tiri sbagliati, basta, basta. Cerchiamo di essere tutti quanti più tifosi. Lo dico per il bene del Pescara, lo dico per il bene di tutti. Perché se la stampa, i giocatori, la società, i tifosi remano dalla stessa parte, si può costruire qualcosa di bello e non ci farebbe male, ok? Va bene, ragazzi, adesso vi lascio, mi raccomando, pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate qui sotto nei commenti, fatemi sapere la vostra, se siete d'accordo con me, se avete qualcosa, qualche appunto da farmi. Condividete il video il più possibile, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, sempre, iscriviti, mi fa piacere, vi lascio il link in descrizione del mio gruppo Facebook Pescaresi Convinti, 1936 sono io pagina Facebook, la pagina Instagram, ci vediamo alla prossima, e sempre Forza Pescara, ciao a tutti.